Bentornati ragazzi per questo quinto episodio della nostra Shireman con il Monza. Passiamo subito a vedere come è andata finora. Per il momento nelle due partite che abbiamo fatto, o meglio, che ha fatto il nostro Jürgen, nostro Joachim Löw, abbiamo vinto calcio di rigore in Coppa Italia con il Brescia, poi abbiamo pareggiato 0-0 all'esordio contro il campione in carica Napoli. Perché, come vedete, qui siamo alla reale seconda stagione. Se poi guardate la presentazione, vedrete che sono stati è un mio database aggiornato con i risultati reali, quindi qualificazioni reali, promozioni dalla Serie B, dalla Serie C reali, eccetera. Comunque per questo vi rimando alla preparazione. Alla presentazione. Per quanto riguarda anche gli acquisti, eccetera, andate pure a vedervi le rose precedenti. Comunque c'è stato il riscatto di Cragno, Pembele in prestito, il riscatto di Pablo Mari che era già preventivato nel gioco, ma probabilmente l'avremmo riscattato uguale perché è un buon difensore. L'acquisto di Malang Sarr dal Chelsea, Nuno Tavares in prestito, Arroyo in prestito con obbligo di riscatto a una cifra bassissima, riscatto di Pessina, l'acquisto a titolo definitivo di Rovella, l'acquisto di Tete dallo Schalke 04, è arrivato anche Amiri con una grande operazione dove la metà dell'ingaggio ce lo paga Leverkusen, poi l'acquisto di Marcos e Leonardo davanti e Luke Bacchio, a riscatto di Petagna fatto in automatico dal gioco, io non l'avrei mai fatto. Caprari uguale riscatto dal gioco e poi in prestito Hosni, giovanissimo dal Paris Saint-Germain. Detto questo, possiamo proseguire. Il nostro mercato possiamo dichiarare chiuso, a meno di occasione dell'ultimo minuto, dell'ultimo giorno di mercato a gratis. Prossima partita, trasferta con il Cagliari. Cagliari è al 19° posto, sarà sicuramente tosta, comunque. L'esordio è stato convincente con il Napoli, meritavamo quasi anche qualcosina di più di un semplice pareggio. Queste sono cose che a noi non interessano, quindi possiamo scorrere tranquillamente. Questo è l'allenatore che ci serve per vedere le nostre partite, visto che noi dobbiamo andare in vacanza, quindi con l'allenatore andiamo in vacanza fino al 2 di settembre, giorno della partita. Tanto il nostro preparatore studia per il patentino, molto bene. Proseguiamo. Tanto il giovane Leonardo ha deciso di andarsene alla scadenza del contratto. Per me se ne può andare anche prima, però tanto per quanto ci costa l'ingaggio, eccetera, possiamo anche tenerlo, è sempre un uomo in più. Bacchio fuori dal Belgio, speriamo la riconquisti con noi. Poi abbiamo Sorrentino nell'Italia Under 21 e Samuel Vignato nell'Under 20. Quindi sembrerebbe nessuno in prima squadra. Pochi giorni alla fine del mercato potremmo andare a vedere di qualche eventuale occasione, qualche cedibile, qualcuno in prestito a gratis, non si sa mai.
andiamo a parlare con questo giornalista che ci chiede se pensiamo di fare qualche affare poco probabile. Andiamo comunque a dare un'occhiatella. Terzini, siamo a posto, ma se non sbaglio questi sono tutti terzini, perché ultimamente cercavamo un terzino, infatti. Quindi cerchiamo un po' tutto. Cedibili in prestito e cedibili normalmente. Vediamo cosa viene fuori. Trigueiros per il nostro centrocampo, però ci deve ovviamente aiutare. Sarebbe buono per il nostro centrocampo, se non siamo messi nemmeno bene a centrocampo. Massimo diamo 1 milione, e poi però ci devi anche aiutare con l'ingaggio. Vediamo se è trattabile questo calciatore. Allora, per l'ingaggio qualcosina ci pagano, vogliono qualche cosina in più. A livello di offerta, vediamo un po' se così possiamo chiudere. Niente, quindi pace, non ci importa. Questo ce lo deve dare in prestito, ma a gratis praticamente. Vediamo quanto vorrebbero. Sarebbe un costo totale di 800.000 euro. Non mi ispira per il momento. Niente che prende troppo di ingaggio, purtroppo. Addirittura Alex Moriba, questo dovrebbe essere un prestito interessante. Vediamo quanto voglio. Costo futuro personale a 48, 44.000, 44 milioni, non ce la faremo mai. Però. Spenderemo 725.000 euro, che potrebbero essere tranquillamente interessanti per il tipo di calciatore che verrebbe in prestito, anche se per una stagione. Sarebbe un bel colpo. Io accetto le richieste, questo sarebbe un bel colpo, eh? Vediamo cosa scappa fuori in quest'ultimo giorno di mercato, appunto. Vecchissimo Diego Costa al Wolverhampton. Livello difensivo con Malaxar siamo a posto. Al massimo ci può mancare qualcuno davanti. Vediamo un po' chi c'è. Possibile davanti. Sarebbe anche Balog dell'Arsenal. Balog che lo abbiamo anche al Palermo. Palermo, vi ricordo che ieri sera c'è stata la tornata. Siamo tornati in live con il Palermo e ieri l'altro con la Fiorentina, quindi se vi fa piacere andatela a vedere. Proviamo a puntare un po' su questo giovane, sembrerebbe interessante. Proviamo prima a osservarlo, se si fa in tempo, se no. Anche perché poi non vedo sinceramente molti altri fenomeni, come punta punta parliamo, forse Luca Moro. Potremmo provare a investire in un Luca Moro, magari buttando dentro un diritto di riscatto.
diritto di riscatto vogliono 4,8. Vediamo se riusciamo a trattare a 3 milioni il diritto di riscatto, potrebbe essere interessante questo prestito. Ecco. Andiamo a quanto volevano. Io per ora mi fermerei qui, potrebbero essere due acquisti interessanti. Allora, Moriba intanto accettato, questo è un bel pezzo in mezzo al campo, anche se in prestito, ma è un bel pezzo. Anche Moro è stata accettata, bene, un costo futuro opzionale di 4 milioni e 8 per Moro potrebbe essere interessante. Allora, riconvocato nel Marocco, con tanti di Tavares, infortunato una decina di giorni. Di mercato, se riusciamo a portare a termine questi due acquisti in prestito che completerebbero alla grande la nostra rosa. I famosi giorni del Condor, di Galliani, sono arrivati i giorni del Magico Monta. Vediamo, siamo all'ultimo giorno di mercato. Per il momento non sono arrivate le risposte dei calciatori, solo quelle delle squadre. Allora, vediamo le nostre finanze, intanto siamo a 27, quasi 28 milioni, entrate in questo mese meno 9.400, ma ovviamente con il mercato è normale. Allora, vediamo se sono arrivate le risposte, ancora non sono arrivate, quindi prendiamo parte all'ultimo giorno di mercato. Vediamo un po' Morata, rischia di trasferirsi all'Inter come nella realtà quasi. Vicario lo darebbero vicino al Monza, ma Bettella al Frosinone non credo proprio. Queste sono le indiscrezioni. Poi monta l'esordio, ma non saremo noi. Sampriti e monta pronti a rivedersi, sì, dalle tribune forse. Sono ancora voci circa una partenza di Bettella. Non se ne va. Bettella ci conto. 14 ore restanti. Ci manca ancora la risposta ai nostri prestiti. Iscrizione alla Serie A l'avrebbe già fatta l'OB, ma infatti ci siamo alla grande, quindi per ora confermiamola così. Poi questo non ci interessa, questo non ci interessa, e quindi proseguiamo. Ancora 12 ore per ora la Serie A è il campionato che ha speso più di tutti, con 336.000 euro, più anche della Premier. Real Madrid, Wolverhampton, Juventus ha speso un botto e Tottenham. Credo che non parta nemmeno lui. Grande Bondo. Può fare sicuramente comodo. Eccoci qua finalmente. Almeno uno. Moro è dei nostri. Poi, questa è l'analista delle performance, non ci interessa. Lo spagnolo acquista Lovric, intanto, per 670.000 euro e basta. Veramente poco. Adesso mancherebbe solo i likes Moriba, ma come vedete, ha rifiutato il prestito al Monza. Non parlo di finanze, intanto, poi riassunto offerte dei procuratori, vediamo chi ci hanno offerto, questi attaccanti che non ci interessano, Sorrentino non si muove, è il nostro secondo portiere quest'anno,
Poi conferenza stampa. Responsabilità, queste le deve fare Love. Alex Moriba ci ha rovinato un po' piani. Era interessato e invece poi alla fine non è venuto. Vediamo se si trova anche qualche altro interessato. Però deve essere anche un colpo all'Alex Moriba, cioè un bel acquisto. Anche se in prestito, in quel modo, ma sarebbe stato un bel pezzo. Non vedo sinceramente grandi, grandi, grandi colpi. Ci sarebbe Ndour dal Manchester United, interessato appunto a venire in prestito. Matata Sarr, ancora Trigueiros, proviamo a riparlare. Proviamo a riandare su un prestito anche qui. Fatto che non hanno voluto nemmeno provare a trattare non è positivo, quindi dobbiamo per forza provare qualche cos'altro. Frendrup sarebbe interessante, ma prende troppo di ingaggio. Vediamo Mateta Sarr, costo opzionale 67 milioni, troppi. Valenco 3 milioni sono veramente tanti di ingaggio. L'unico sarebbe questo Ndour, ma alla fine non vedo molta differenza tra quelli che abbiamo. C'è un conto uno che ci potrebbe fare la differenza e un conto uno come abbiamo. Quindi lui. Anche lui non è che gli è venuta diventata una scheda pessima, Bakayoko, come giusto che sia, visto gli ultimi anni. Quindi niente, io direi che speriamo nell'arrivo di Trigueiros e poi vediamo. Oh, vedi, intanto vogliono trattare, vediamo un po'. Allora, ci costerebbe 400.000 euro, potrebbe essere interessante. Il costo opzionale sarebbe di 2 milioni e 8. Non paghiamo l'ingaggio, praticamente paghiamo solo 120.000 euro. Quindi io le accetto. Speriamo lui venga, sistemerebbe il nostro centrocampo. Cioè, allungherebbe più che altro. Eccolo qua, Trigueiros, dei nostri, penso sia una bella operazione, solo 122.000 euro di prestito, di ingaggio da pagare, 122 milioni, scusate, sì, 1.000 euro, sì, e una spesa di 300.000 per il prestito e un costo opzionale di 2 milioni e 8 per Manu Trigueiros, che comunque 31 anni, ancora un po' di carriera avanti a sé, ce l'ha, comunque non deve essere il nostro titolare in teoria, quindi ci farà comodo. Sì, credo proprio che a questo punto siamo veramente a posto. Mettiamo Trigueiros nella rosa. E facciamoci parlare col pane. Quindi praticamente adesso abbiamo portieri Cragno, Sorrentino, poi Bettella, Pembélé, Pablo Mari, Carboni, Sarr, Birindelli, Carlos Augusto, Nuno Tavares come difensori. Arori, Pessina, Colpani, Rovella, Trigueiros come centro e Amiri come centro e Bondo come centrocampisti centrali. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klopp gioca con il 4-3-3, quindi ha una coppia per ruolo.
esterni o comunque attaccanti a Luke Bacchio, Marcos Leonardo, Caprari, Leonardo questo giovane, Ousni, prestito giovane anche lui dal PSG, Petagna e Luca Moro. Qui, anche qui giocando con una punta barra due, non so come vorrà giocare, ha comunque tre alternative. Quindi sì, direi proprio che siamo a posto. Non l'acquistiamo. Buon centrocampista. E Miranchuk potrebbe andare alla Fiorentina e dall'Atalanta. Kup Meyers, Atalanta, Newcastle, 32 milioni, poteva prendere sicuramente di più. Secondo me Tos dal Verona potrebbe andare al Deportivo, mentre Mulè se ne va dalla Juventus. Ci offrono questo Alan Rodriguez. Teniamocelo nella lista, ma per il momento non ci interessa. Piontek era interessato a venire, ma niente di che. E quest'altro, 32enne, anche lui dell'Hertha Berlino. Trigueros potrà fare sicuramente grandi cose con noi. Ilic è vicino a Borussia Dortmund intanto. Leandro Morgalla, lui è un buon difensore, 18enne. È un buon difensore. Frosinone, interesse per Carboni. L'ultimo giorno di mercato così la vedo dura. Ci darebbero dei bei soldini, 1100, 2, 3. Però ti direi solo se in 3 ore potremmo andare appunto a vedere quei difensori che dicevamo prima, che erano interessanti. Sono spariti, non li trovo più. Morgalla, per esempio. Anche lui sarebbe forte, ma bisogna vedere in prestito se arriva o non arriva. Arriva o non arriva, arriverebbe. Bisogna vedere se ci sarebbe un contro riscatto interessante. Cadaguerre, questo qui è interessante, però anche questo qui è offensivo, quindi nel momento stiamo cercando dei difensori. Proviamo a vedere chi ci può essere, se possiamo andare a migliorare questa difesa o no, mandando Carboni in prestito e guadagnare qualche soldarello. Non vedo affatto gente interessante, se non Joaquin Sosa. Joaquin Sosa lo abbiamo al Palermo. Quanto vorrebbe, se andremo a guadagnarci il diritto di riscatto non sarebbe tantissimo, perché sarebbe 2 milioni e 9, quindi io provo con lui e anche qui Carboni provo ad accettare, provo anche a inserire magari quasi l'accetto così. Non ci pagano l'ingaggio, però guadagniamo comunque 500.000 euro sicuri se gioca, anche di più se non gioca. Allora, Sosa è stata accettata, adesso vediamo se...
E se Sosa arriva, Carboni parte, sì, no, resta tutto com'è. Iattara intanto vicino alla Reggiana, in Serie B. Perfetto, allora Sosa arriva e Carboni parte. Anche questa una bellissima operazione. Il benvenuto a Sosa. Carboni se ne va in prestito al Frosinone per un totale di 1 milione di euro se gioca, ma 2 milioni di euro se non gioca, mentre gioca in Sosa arriva da noi a poco più di 500.000 euro di prestito oneroso e l'ingaggio praticamente quasi tutto pagato, con un costo futuro opzionale di 2 milioni e 9, che è molto interessante perché diventa un bel giocatore, gioca in Sosa. Quindi un'ora alla fine, ma adesso, almeno anche adesso, di offerte interessanti, ma a un'ora dal mercato la vedo dura andare poi a sostituire un eventuale partente. Sempre saputo che ce l'avremmo fatta. Ottimismo anche sul mercato. Mercato chiuso, ecco gli acquisti di Pessina, 5 milioni più rate, praticamente siamo arrivati a ugualmente 15 milioni come era il prestito di riscatto, però ufficiali, diciamo, cioè nel senso subito ne abbiamo pagati 5, Tete è arrivato a costo zero dallo Shakhtar e Cragno abbiamo riscattato a 3 milioni e 6, abbiamo ceduto Mota a 5 milioni, Churri a 4 milioni. Gittier in prestito, poi anche altre cessioni che se volete potete tranquillamente andare a vedere nelle puntate precedenti. Siamo l'undicesima squadra col monte ingaggi a 44 milioni. Siamo quelli che hanno acquistato di più, 15 giocatori, quindi tanto Dybala dalla Roma e dal Real Madrid, De Paul dall'Atletico alla Lazio, che hanno acquisto della Lazio. Quindi Love, adesso è tutto nelle tue mani. Mercato è chiuso, la squadra è registrata. Quindi possiamo andare. Eccoci, arrivati infatti alla partita. Quindi arriva il nostro finto allenatore per andare a vedere la partita e andremo adesso in vacanza con il reale allenatore. Atalanta alla fine si è tenuta Kovalenko per il momento. Quindi intanto salviamo che è finito il mercato. E ce ne andiamo in vacanza fino al giorno dopo lasciando tutto in mano a Love, che ha fatto un ottimo esordio con il Napoli in casa, campione d'Italia. E adesso esordio in trasferta a Cagliari, una neopromossa, quindi anche scontro diretto per la salvezza, anche se spererei che ci portasse più avanti. Obiettivo mio, dato a Love, è almeno metà classifica. Vediamo come ci schiera in campo e come si schiera in campo l'avversario. Cagliari con un 4-4-2, Sampierisi, il nostro ex Duarte col Danilo Bellanova, Pavoletti la Padula davanti, noi 4-3-3, Marco Senardo, Luca Bacchio, Tete, Trigueiros, Pessina, Rovella, Sar, Bettella, Birindelli, Carlos Augusto e in porta Cragno. Non punta molto su Sar, io ci avrei puntato sinceramente, però vediamo se piano piano poi ci punterà. Andiamo in sintesi estesa, guardiamo un po' più di partita. Ah no, Sarri gioca e Bettella, quindi Bettella titolare
al posto di Carboni, quindi non gioca Sosa, gioca Bettella, ma a noi, a me va bene uguale, anzi, mi piace Bettella, l'ho detto anche prima. Ci proviamo, Trigueros, Luque Bacchio. Finalmente la cosa che mi piace, ha inserito Luque Bacchio, esterno, e Tete. Sono i due esterni che avrei avuto io in mente quando ho fatto il mercato. Tanto andiamo, siamo andati già due volte vicini nella stessa azione al gol col Tete, entrambe le volte ribattuta. Già due ammoniti per il Cagliari, Pavoletti e Bellanova. Minuto 27, brutta punizione per il Cagliari, para all'ex Cragno. Proviamo palla con Bettella, Birindelli. Aspetta Birindelli, poi torna indietro da Bettella. Marcos e Leonardo, Rovella, Trigueros. Torna indietro da Sarro. Carlo Segusto, dentro per Pessina, ottimo l'inserimento del capitano, e va il tiro, deviato, angolo per noi. Trigueros, dalla bandierina. Sul secondo palo per Marco Sonardo, Pavoletti, poi Tete, mette nel rigore, va sul fondo, si ferma, torna indietro, scarica al limite per Carlo Segusto, Rovella, ancora Tete, va il tiro, palo! E poi Goldaniga anticipa Marco e Leonardo. Frustata di Tete. Trigueros, punizione sul secondo palo, Sampirisi spazza, ma siamo ancora noi, Birindelli, stiamo giocando bene ma per il momento non segniamo, Trigueros, ancora Bettella, Marcos e Leonardo, la nostra punta è veramente bassa per lasciare lo spazio a Tete e a Luque Bacchio, ma la palla è lunga, ma recuperiamo subito palla noi, poi Sar la regala ancora al Cagliari. Namali, palla per Borini. Borini mette giù e va il tiro fuori, alle stelle. Grande palla di Namely. Borini ha sprecato tutto. Ci proviamo ancora noi, Birindelli, Marcos e Leonardo. Ancora lontano dall'area di rigore. Tete. Tete prova ad andare sul fondo, poi va al limite per Trigueros, tiro deviato. Ma era fuori gioco di Pessina, non si sa perché, che c'entrava. La palla è andata in calcio d'angolo. Ancora noi che ci proviamo, Tete, stavolta perde palla sul pressing di Borini, rientra lo stesso Tete e deve in calcio d'angolo il tiro di Borini. Namely, occhio a Pavoletti, palla invece per Rogge, riesce a spazzare Bettella, poi la Padula, Namely, Sampirisi, prova il tiro, prova il gol dell'ex, deviato. E ancora angolo per il Cagliari, che prova a farsi vedere adesso, due calci d'angolo di fila al minuto 42. Ora Namely esce bene Cragno. Birindelli, Tete, Marcos e Leonardo, dentro ancora per Tete. Trigueros, Tete, Radunovic, ci mette i pugni. Grande ancora frustata di Tete. Piacerebbe solo vedere un po' più Marcos e Leonardo dentro l'area di rigore. Però sappiamo come Love giochi con la punta di movimento. Finisce il primo tempo. 0-0. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Tanto possesso. Ancora Trigueros, Rovella, Marcos e Leonardo, Bettella. Rovella, Sar, Carlos Augusto, Luque Bacchio. Carlos Augusto, Trigueros, Marcos e Leonardo, chiude la Padula, siamo un po' lenti. Poco precisi anche, 10 tiri, solo 3 in porta, però forse si palla al 68%. Probabilmente nelle 3 partite che abbiamo visto ci è mancato il gol, diciamo. Pavoletti, Borini, Borini va al tiro, ribattuto, calcio d'angolo ancora per il Bari, per il Cagliari, scusate. Ancora Namely, calcio d'angolo sono sempre pericolosi con Pavoletti in area di rigore, Pessina riesce ad anticiparlo, ma ancora calcio d'angolo. Sempre Namely, verso la Padula, riusciamo ancora a rinviare ma non è finita, Sampirisi, Duarte,
Ancora Sampirisi. Saliamo con il pressing e stoppiamo così l'azione. Minuto 70, ancora 0-0, nessun cambio ancora per Klopp. Birindelli, Pessina, ancora Birindelli. Al limite sempre per Pessina, anticipato, non è finita. Rovella, ancora tiro fuori, angolo. Collezione di angoli per le due squadre. Bellanova, ancora all'indietro, ancora calcio d'angolo. Sempre Vela da bandierina per Marcos e Leonardo. Radunovic esce, sicuro. 14 tiri, solamente 3 in porta. Per il momento pecchiamo di quello. Rog, attenzione, brutta imbucata, abbiamo preso Pablo Mari, salva sulla linea. All'85esimo abbiamo rischiato la beffa. Bravissimo Pablo Mari. Ancora Duarte, Rovella, palla per Luke Bacchio. Si è visto un pochino nei primi minuti, poi sparito dai radar Luke Bacchio. Non ha fatto cambi Love, infatti il Bari negli ultimi minuti, il Cagliari, scusate, questo Bari, il Cagliari negli ultimi minuti è uscito bene perché noi siamo anche alquanto stanchi, non capisco la scelta di non fare cambi, come se non li avesse i giocatori. Traversa di Azzi e poi grande parata di Cranio. Praticamente a tempo scaduto, ci salviamo ancora dopo aver dominato praticamente la partita. Negli ultimi 5 minuti abbiamo rischiato la sconfitta e ancora non è finita comunque, perché nonostante sia finita da un minuto, fa ancora battere il calcio d'angolo. Altare fa fuori, mette fuori per fortuna. Finisce 0-0, secondo 0-0 consecutivo. Proseguiamo quindi. Trigueros si debutta. E l'evento se vince il derby. Quindi, saltato tutti i giorni del mondiale, scusate, del mondiale, delle varie qualificazioni per le nazionali. Arriviamo alla partita con il Monza, sì, del Monza, con la Roma. Vediamo un po' di notizie. Leonardo contento di Tete, se ne è accorto presto. Poi altri osservatori finiti, scorriamo notizie un po' più importanti. Vediamo i nostri nazionali come sono andati. Solo per il momento, a meno qui dei giovanili, poi Caprari un paio di giorni infortunato, altri giovanili giovani in nazionale, poi Arruri ha esordito bene, Rovella infortunato qualche giorno e basta per fortuna, Fernigno buon attaccante giovane 22 anni del Villarreal, consigliato dai nostri osservatori. Poi sempre un altro osservatore vorrebbe venire, ma non mi ispira molto. Poi proseguiamo qualche altra notizia. Altro focus degli interessati, ma tanto poi per il mercato ci penseremo. Poi sta migliorando il nostro Marcos e Leonardo, spero arrivi anche al gol, visto che per il momento due partite, 2-0-0 in campionato, anche se uno con
Il Napoli. E uno con il Cagliari. Poi, direttore sportivo non ci serve, serve perché sono io. Ok. Quindi, vediamo questa partita con la Roma. Allora, questo è il nostro mister finto che ci serve per andare a vedere la partita. Quindi andiamo in vacanza con l'ufficiale. E proseguiamo con Monza Roma, torna in casa, un'altra partita tosta in casa, prima con il Napoli, adesso con la Roma. Vediamo le scelte del nostro mister Lo. Sempre 4-3-3, Pablo Mari, Bettella, Pembeletta, Vares, Rovella, Trigueros, Pessina, Tetè, Caprari, Marcos e Leonardo. Quindi fuori Luke Bacchio. Mentre 3-4-2-1 per la Roma. Salernitana al secondo posto, avete visto prima la Fiorentina, quindi è un campionato un po' anomalo per ora, per le medie giornate. Battiamo subito noi. Tete allarga per Nuno Tavares. Ma l'azione era già svanita. Adesso una buona punizione per noi. Caprari per Pablo Mari di testa, alto sopra la traversa. Proviamo su calcio punizione a farci pericolosi. Proviamo ancora palla. Pembele, palla per Tete. Trigueiros, Marcos e Leonardo. Buono per Caprari. Di tacco ancora per Tigreiro, sempre Caprari, all'area per Nuno Tavares. Dietro per Pablo Mari, Nuno Tavares. Trigueiros, Marcos e Leonardo, Pessina, Tete. Larga benissimo per Mele, bella azione avvolgente. Dentro per Marcos e Leonardo, che gol si è mangiato, ragazzi. Però bellissima azione. Adesso rimessa laterale per Casero, va lungo al limite dell'area per Cristante, recupera Marcos e Leonardo, poi si addormenta, Cristante va al tiro, deviato, palla arriva a Cragno. Mamma mia, ancora un gol sbagliato da Marcos e Leonardo. È molto Mancini, stranamente, per la Roma. Minuto 30, ancora 0-0 e una punizione per noi. Molto defilato. Sul secondo palo per Pessina, anticipato Matic. Trigueiro si recupera palla. Va al tiro! Rui Patricio ci arriva. Angolo per noi. Mancini spazza, ma la palla arriva a Caprari. Lex va sul fondo. Steso da Kasdrop. Ma l'arbitro non fa niente. Caprari si è fermato. Quasi sicuro del calcio di rigore. Tavares, ancora Trigueiros, dietro per Pablo Mari. Nuno Tavares, ancora Trigueiros, Rovella per Pessina. Rischia tantissimo sul pressing, perde palla, rischiava un brutto contropiede. Ancora Pablo Mari. Nuno Tavares, tutta chiusa la Roma. Rovella, alla fine perdiamo palla, parte in contropiede la Roma. Pellegrini. Finge sulla destra, il capitano della Roma. Si ferma, Kasdrop, Cristante, al limite per Matic, e va il tiro, Cragno mette in calcio d'angolo. Pallone era velenoso, quello perso. Per ora ci siamo salvati. Occhio ora a questo calcio d'angolo, però. Pellegrini esce bene, Cragno, bravissimo. Minuto 41.
ancora Kasdrop, Pellegrini, adesso ci prova la Roma a questi minuti finali del primo tempo, Mancini, Cristante, Smalling, scambia la Roma, Pellegrini, Zakarian, larga per Vigna, ancora Cristante, prova a tirare il mito dell'area, ribattuto, Pellegrini, Cragno, mette ancora un calcio d'angolo, adesso la Roma ci prova, dopo essere stata in difficoltà per 40 minuti, Pellegrini su palo per Ibanez, esce ancora benissimo Cragno, 62% di possesso palla per noi, poco incisivi, molto possesso, poco incisivi, finisce il primo tempo, comunque la nostra occasione da gol importante con Leonardo al dischetto di rigore praticamente l'abbiamo avuta, non sfruttata, la Roma ha avuto due occasioni ma entrambe sul tiro dal limite dell'area, poi sempre un tiro dal limite dell'area parato da Rui Patricio, ancora Leonardo perde questo pallone ma lo recupera, Caprari, niente ancora per Leonardo, si è allargato troppo, mamma mia, doveva tirare, Marcos Leonardo per ora non bene davanti, anche ora poteva tirare, ha voluto provare a scartare il portiere che non ci è cascato, è rimasto in piedi, Rui Patricio, rinvio lungo verso Matic, Pablo Mari prolunga di testa per Cragno, Vettella, Pablo Mari, Nuno Tavares, scambiano ancora due, Trigueiros, Nuno Tavares, Marcos Leonardo, la palla è corta però, Matic allarga benissimo per Kasdrop, recupera ancora Marcos Leonardo, quasi meglio in fase difensiva che in fase offensiva, ha recuperato già un paio di buoni palloni, Vettella, Pembele, Tete, Trigueiros ancora una volta anticipato da Pellegrini, tiro di Zakarian fuori, stiamo regalando noi l'occasione alla Roma praticamente, in questo fraseggio ho insistito, palla per Tete, anticipato da Vigna di testa, Zakarian, dentro per Belotti, tiro alto sopra la traversa. Partiamo dal basso adesso, con Cragno per Pablo Mari. Trigueiros, adesso spazio per impostare, Pessina, Tete, larga per Pembele, spinge il francese, si ferma poi perché è solo, scambia con Pessina. Bella per Caprari sul secondo palo, 1-0 per noi, il gol dell'ex. Grande invenzione di Pessina questo, grande inserimento di Caprari. Due gol per il momento in questa stagione, due gol di Caprari. Bravissimo Pessina, tutti pensavano all'1-2 con Pembele, invece rientra sul sinistro, da una palla d'oro a Caprari, doveva solo spingere di testa. Grande gol, 1-0 per noi, al minuto 57. Kasdrop ancora rimessa tra le lunga, palla arriva a Matic al limite dell'area, che va il tiro fuori. Ci salviamo anche da questa rimessa laterale lunga. Dentro Volpato al posto di Zakarian, che forse era stato uno dei meglio della Roma. Pellegrini pinge sulla destra il capitano della Roma, Cristante, Kasdrop al limite ancora per Matic, e questa volta sfonda la porta. Cragno non l'ha vista partire questa volta, e dopo tre o quattro occasioni, tutte dal limite dell'area, alla fine la Roma segna. Due avute proprio da Matic, tre anzi. Alla terza, in sacca, rivediamo Cristante, palla per Kasdrop, Matic, molti uomini davanti a Cragno, che la vede tardi, tiro era forte, 1-1. Peccato, che non stiamo demeritando. Cambi per la Roma, dentro Kluivert, Spinazzola e Bove, cambi anche per noi, fuori uno Tavares, dentro Birindelli. Pablo Mari, Rovella, Vettella, Pessina, Trigueiros, larga per Carlos Augusto, anche lui è entrato. Sbaglia il passaggio però, poi rinvio lungo verso Volpato, Vettella di testa e recupera Bove però. La seconda palla per la Roma, Spinazzola, Ibanez, Cristante, larga per Kasdrop, Pellegrini, ancora Kasdrop, Mancini, larga bene ancora per Kasdrop che va sul fondo, si ferma ancora al limite dell'area per Mancini, Bove, dentro per Volpato, larga per Spinazzola, tiro di Spinazzola fuori. Fuori anche Kasdrop, dentro Celic. La Roma ha fatto già molti cambi, noi due soli, vediamo un po'. Carlos Augusto e Birindelli, due cambi soli. Non capisco perché non fa molti cambi Love. Comunque, rimessa laterale per noi quando siamo al 90esimo. Tete perde palla da Spinazzola, una brutta palla. Lungo per Kluivert, copre bene Malak Sarr però. Larga bene per Carlos Augusto, Rovella, Trigueiros, Pessina,
Leonardo Tete con Mirindelli che ha spazio per andare sul fondo. Cross ribattuto, calcio d'angolo. Al minuto 91. Non so se essere contento o no. Per rischiare il contropiede. Per ora palla ancora per noi. Caprari. Palla per Carlos Augusto che va al tiro. Ribattuto. La palla è per Tete. Anticipato da Smalling. Ma non è finita. Trigueiros. Bettella. Allarga per Carlos Augusto. Al limite dell'area. Lo sapevo. Prendeva questo brutto pallone. Pellegrini. Çelik. Contropiede della Roma. Al 92esimo. Çelik. Dato per Cristante. Pellegrini. Ancora per Çelik. Trigueiros è per fortuna chiuso. Minuto 92. Proviamo a ripartire noi dal basso. Malak Sarr. Palla per Trigueiros. Carlos Augusto. Caprari. Taglia dentro al campo. Serve Tete e male. Che sono errori di stanchezza. Non capisco perché. Non effetto cambia. Ancora Bettella. Sbaglia l'impostazione. Vogliamo per forza regalare la vittoria alla Roma. Palla per Kluivert. Davanti a Cragno sbaglia. Ma se non era anche fuori gioco. Infatti era fuori gioco. Stiamo. Come sempre, negli ultimi minuti regaliamo le occasioni agli avversari. È successo anche con il Cagliari, sta succedendo con la Roma. Volpato. Dentro per Pellegrini, grande chiusura di Sarr. Caprari. Pessina. C'era molto spazio di qua per Tete, ma si va in verticale per Trigueiros. Molto stanco. Chiude Çelik. Pellegrini, Volpato. 5 secondi alla fine. Chiude Birindelli. Attenzione, Tete. Tete per Trigueiros. Va al tiro, ribattuto. Calcio d'angolo. Quando praticamente manca un minuto alla fine. Lo potete vedere sulla bandierina. Dentro Ibanez spazza. Bove contro Pessina. La meglio Pessina in un secondo tempo. Ancora Carlos Augusto. Dentro per Caprari. Chiude la Roma. Pellegrini. Volpato. Spinazzola. Bove. Manca 10 secondi alla fine. Trigueiros supera palla. Marcos e Leonardo. Rovella. Trigueiros. Ottima palla per Tete. L'ultima azione per noi. Sbaglia Tete. Spinazzola spazza. E finisce così. 1-1. Tre punti in tre partite, ma calcolando che abbiamo affrontato Roma e Napoli, può andare bene, anche perché non l'abbiamo mai demeritato, comunque. Gli abbiamo regalato noi le occasioni. Quindi va bene così. Tre punti, siamo al 12° posto. Milan ha vinto a Torino, quindi salviamo e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie ragazzi, un abbraccio dal vostro Magico Monta e spero in una vostra iscrizione gratuita al canale e vi aspetto sui soliti canali social e Telegram che trovate nella descrizione per parlare insieme ad altri appassionati come noi di Football Manager. Un abbraccio ancora.